È opinione dei più, e non hanno certamente torto, che il podismo non stia attraversando il suo momento migliore. Calano gli iscritti alle gare e aumentano le difficoltà di ogni genere, compresa quella di mantenere o magari aumentare gli sponsor. Tuttavia c'è anche chi porta una ventata di ottimismo e di grande entusiasmo nell'ambiente. In questo caso è il nuovo gruppo podistico amatoriale Olimpia Nuova Running di Poggio Berni, nato poco più di 2 anni fa per volontà di Maurizio Casadei, che ora è il presidente, e di Goffredo Dell'Aquila, il segretario. I due hanno lasciato l'Atletica Rimini Nord, restando del resto in buoni rapporti con Gaetano Petrizzo, seguiti da alcuni altri ragazzi che in questi 2 anni si sono arricchiti di nuove esperienze e hanno raccolto belle soddisfazioni. L'intento dell'Olimpia Nuova Running è quello di crescere ed espandere le proprie idee e intende accogliere nel migliore dei modi tutti quelli che volessero condividere la passione per la corsa e la voglia di stare insieme. Oltre ai non competitivi, nella squadra agonistica ci sono anche atleti di un certo valore ed è proprio il presidente Casadei a dare il buon esempio e a tirare il gruppo, come si dice, in cui si distinguono anche Mirko Tassinari, Robertino Feduzzi, Livio Bertozzi e lo stesso Goffredo Dell'Aquila e tanti altri. L'Olimpia Nuova Running da quest'anno organizza anche una gara non competitiva, il primo trofeo Colli Bernesi, che sarà una prova del calendario podistico romagnolo, e anche per questo forse tra gli ospiti della festa c'era, al ristorante da Bruzzarol, c'era anche Pierluigi Grossi, il presidente del calendario, che ha dato il benvenuto alla nuova società. E non poteva mancare naturalmente il sindaco di Poggio Berni, Daniele Amati. Inoltre sta nascendo una collaborazione con la Sidermec Vitali di Gatteo per una iniziativa che ora ci illustra Valerio Vincenzi. Noi siamo partiti un paio di anni fa a fare una piccola vacanza sportiva che poi l'abbiamo chiamata un ritiro sportivo. Era rivolto principalmente ai giovani per farli aggregare, fargli fare sport in un posto tranquillo. Poi si è esteso anche alle famiglie e agli accompagnatori, per dare la possibilità anche a loro di vivere 4 giorni di relax insieme ai loro parenti o figli sportivi. E in questa iniziativa sono previsti dei momenti anche per gli accompagnatori, quindi con delle camminate e dei momenti di visione di quello che è la natura in montagna, perché questa iniziativa la facciamo in montagna. Per il 2011 proviamo ancora a organizzarla come gli altri 2 anni precedenti, assieme alla collaborazione con la Nuova Olimpia Running, e quindi nei prossimi giorni ci incontreremo per definire un po' quello che sarà il programma di questo 2011. Ecco, una società nata da poco nel suo territorio, sindaco, e oltre ad essere una società già piena di buona volontà e raggruppa anche atleti validi, quest'anno farà anche una gara sportiva qui proprio nel territorio di Poggio Berni. Ecco, lei come vede questa nuova società e come vede la gara che verrà a disputarsi qui a Poggio Berni? Ma noi come amministrazione li salutiamo prima di tutto, li salutiamo e li ringraziamo per il lavoro che stanno facendo. È un lavoro già di anni, quindi è un lavoro sperimentato. A questo si aggiunge anche questa gara, il primo giro dei Colli di Poggio Berni. È una gara che credo sia una scommessa, per questo vogliamo anche aiutarli, dargli una mano, l'amministrazione, l'assessorato allo sport, l'assessore William Alessi è già disponibile per verificare tutti gli eventuali problemi, perché sappiamo che la partecipazione normalmente in queste gare è molto alta. Abbiamo un centro sportivo che è in grado di accogliere molte persone, però credo che ci voglia una sinergia completa e soprattutto ci voglia un gruppo che sappia essere affiatato come sono affiatati loro. Io spero che sia questo il primo anno di una lunga serie di eventi sportivi all'interno del centro sportivo di questa portata. Molto nota la gara ciclistica per allievi qui a Poggio Berni, alla quale
Ora si aggiunge questa di podismo, insomma lo sport trova terreno facile nel suo territorio. Sì, abbiamo un centro sportivo veramente attivo. Il ciclismo è quello che è stato la storia di questo centro sportivo. L'Olimpia è nata con il ciclismo, si è sviluppata e in questo momento sta organizzando appunto questa importante gara ciclistica che ha una partecipazione notevole e dà una visibilità a questo nostro piccolo comune che così ci fa senza dubbio piacere. Ed ora sentiamo il pensiero di Maurizio Casadei sulla sua creatura. Sì, a me piace personalmente unirla questa creatura, nel senso che è una cosa che abbiamo voluto tutti insieme e che portiamo avanti tutti insieme. Io dico sempre che il successo di uno di noi è il successo di tutti, perché bene o male portiamo tutti quanti la stessa divisa e corriamo per un gruppo, diciamo, più che per una cosa individuale. Io posso dire che quest'anno è stato un anno particolare dove il gruppo si è concentrato su eventi di partecipazione di massa. Abbiamo portato 4 atleti ad affrontare la 100 km e tutti e 4 sono giunti all'arrivo con l'appoggio di tutta la società. Abbiamo avuto altre collaborazioni tutti quanti insieme. Sono contento di tutti quanti. Abbiamo deciso di intraprendere questa scommessa con l'aiuto del comune e del centro sportivo, questa scommessa sulla gara, che non penso di incontrare dei problemi o delle difficoltà, perché abbiamo uno spirito di voler fare molto, molto grintoso. Ecco. Intanto qui a Poggio Berni avete l'appoggio dell'amministrazione comunale e la cosa sicuramente vi farà piacere. C'è un feeling, nel senso che col sindaco non ci eravamo mai conosciuti prima dell'anno scorso. Io ho apprezzato loro, la giunta, perché hanno interesse per queste cose e diciamo per dare spazio, ed è secondo me una cosa giusta. Perché se non partono il rinnovamento, la formazione del territorio da parte dei giovani o comunque di chi ha voglia di fare, si rimane tra virgolette fossilizzati in uno standard che è quello di tutti gli ambienti. E poi è bello perché gente come me che è nata in questo posto, poter trovare disponibilità e poter far risaltare il proprio territorio dove si è nati, è una cosa molto, molto interessante, molto emotiva, definiamola così. Maurizio Casadei non è soltanto un bravo presidente, ma anche un valido atleta. Come si conciliano le due cose? Forse conta anche la scuola di Caetano Petrizzo, da dove Casadei viene, che ha sempre fatto bene le due cose. Sì, Gaetano è stato un gran maestro e conciliare è dura, e poi ogni anno cresciamo di numero e quindi è molto più impegnativa ogni anno. Io, grazie a Dio, ho dei validi collaboratori come Groffedo, come mia moglie, la Chiara, e tanti altri ragazzi che col metodo che lavoriamo noi di gruppo, un po' tutti riusciamo a diluire le cose. È normale, alcuni incarichi mi aspettano esclusivamente a me, però cerco di, magari faccio come Valerio, Vincenzi sa, un po' meno chilometri, un po' meno allenamenti per dare un po' più alla società, per migliorare e mantenere un equilibrio. E da quest'anno aumentano fatica e responsabilità con la gara che avete in programma, anche se si tratta di una non competitiva. Sì, con questa gara abbiamo deciso appunto di valorizzare il territorio organizzando un percorso. Poggio Berni nasce su una collina, quindi è un percorso impegnativo, però allo stesso tempo è caratteristico. Passeremo dai vigneti, mezzo agli vigneti, mezzo agli ulivi, e diamo in collaborazione con quel giorno la possibilità di visitare proprio di fronte al centro sportivo qui di Poggio Berni, che ci sarà il ritrovo la mattina alle 9, la possibilità di visitare anche il parco della cava che è proprio qui di fronte, o il mulino che la giunta ha rinnovato, ristrutturato, e la possibilità anche di, per società che vengono da fuori, di promuovere i ristoranti del territorio.
Ringraziamo appunto tutti gli sponsor che aderiscono a questo evento, e in particolare Brusarul, che è il nostro sponsor principale, la ditta Casale, Eurotetti e Erboristeria Salus di Sant'Arcangelo. Li ringraziamo che anche quest'anno hanno rinnovato l'appoggio alla società.